Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi, da come avete letto dal titolo, andremo a fare un mukbang con questi fantastici pancake della Daily Life. Sì, dico fantastici perché, raga, confesso il mio peccato che gusto vaniglia. Già l'ho provato un paio di volte, infatti nelle storie mi chiedevate spesso: Giulia, ma che pancake sono? Perché sono bellissimi e specialmente, raga, sono morbidissimi. Infatti vi ho fatto vedere già la clip, avrete visto già il procedimento prima, perché vi ho fatto vedere prima tutto il procedimento. Il mio consiglio è quello di non metterci proprio tanta acqua, ma di andare ad occhio con l'acqua. Mi raccomando, raga, andate sempre ad occhio. Infatti ho voluto mettere proprio all'inizio la preparazione, e all'incirca ho fatto 60 grammi di ognuno di loro e ho messo all'incirca 60-70 ml di acqua. Ma raga, iniziate a mettere, se fate 60 grammi iniziate a mettere 50 ml e poi regolatevi ad occhio, ma così sempre un po' con il preparato, perché se vi viene denso, raga, vi vengono la fine del mondo. E infatti questo qui del vaniglia era molto denso ed è venuto super alto, un pochino più alto, molto più morbido. Invece quest'altro qui, che era un pochino più liquidino, sono venuti più schiacciati, quindi c'è anche questa differenza. Comunque io già vi promuovo il gusto vaniglia, li trovate sul sito di All Supplement e come sempre avete il mio codice sconto Giulia010. Sono 500 grammi di preparato e all'incirca costa sui 12 euro, ma raga, veramente ne vale la pena. Per il momento vaniglia ha vinto, ma ovviamente lo andiamo ad assaggiare, perché su il preparato del pancake a vaniglia, infatti ho fatto 4 pancake, 3 farciti e uno no. L'ho farciti con il burro della Corro, sempre preso sul supplement che non è disponibile. Questo qui è cocco e mandorla che io ho finito, ma c'è un'ottima alternativa a questo qui, se lo volete provare, non arriva, provate quella lì della Delicious gusto cocco, perché ci somiglia. E poi invece su questi qua al cioccolato la Gonuz a pistacchio, sempre su WhatsApp mentre l'ho presa. Quindi io questa qui la recensione già ve l'ho data della Daily Life, perché mi serviva un non preparato, quindi in questi giorni l'ho già utilizzato, quindi sorry. E poi quest'altro qui sempre della Daily Life, però gusto cioccolato, che non l'ho mai provato, però ne andiamo comunque ad assaggiare tutti. E in più ovviamente è un video mukbang. Allora, raga, per 50 grammi questo cioccolato ha, no, per 50 grammi sì, questo qui sarebbe una porzione, ha 202 calorie, 6,3 grammi di grassi, 15 grammi di carboidrati, 1,4 di zucchero, fibre 4,5 e proteine 19,5. Questo qua alla vaniglia è la stessa cosa, solo che ha 20 grammi di proteine. Quindi io inizierei subito con l'assaggio. Cioccolato, raga. Assaggiamo cioccolato, vedete, è venuto molto più sottiletta, però nello stesso momento è comunque morbido. È buono. Si sente di cioccolato. Molto buono. È buono. Questo preparato è veramente la fine del mondo, mi piace tantissimo. Allora, rispondiamo ovviamente un po' di domande e poi andiamo oltre ad assaggiare. Allora, Chiara, un bacione. Ciao Giulia, sei bellissima. Volevo chiederti perché hai scelto di non fare l'università. Chiara, un bacione. Allora, raga, se io avessi scelto l'università, sicuramente nel campo comunque scienze motorie, queste cose qua, non sarei andata a scegliere un'altra facoltà. Però non ho la testa di affrontare l'università e quindi sinceramente di far spendere ai miei genitori soldi inutilmente, quando poi comunque c'è anche mia sorella che comunque lei, vabbè, è bravissima a scuola, quindi non mi sento neanche di fargli fare una spesa del genere, perché sa, raga, l'università non costa poco. Ovviamente dipende in base al reddito, ma per noi non costa poco, quindi sinceramente no. E quindi ho scelto di andare a lavorare, ho scelto di, questa domanda, questa cosa la dico spesso perché me la chiedete spesso, di intraprendere corsi specializzati, quindi corsi certificati, fatti come si suol dire, come Dio comanda, personal trainer, eccetera. Mi voglio specializzare, ovviamente sarà solo un trampolino di lancio,
perché poi andrò comunque ad autorealizzarmi. Ho davvero tantissimi progetti. Ho il piano A, il piano B, il piano C, il piano D, il piano E, fino a E. Poi non ne ho più piani. Però mi sembrano già abbastanza, dai, per 19 anni. Assaggiamo questo qui alla vaniglia, che raga, già potete vedere che è tutta un'altra cosa, cioè, perché proprio l'impasto è venuto diverso, quindi fate molta attenzione. Ma poi raga, sono super veloci da fare, perché comunque fare un pancake normale e metteteci lo yogurt e metteteci l'albume e metteteci un po' di latte, perdete il tempo. Invece qua prendete il preparato, ci mettete un po' di acqua dentro, ma anche con il latte potete farlo, io non l'ho mai provato, quindi proverò a farlo anche con il latte. E poi ragazzi, riscaldate già la pentola, basta che mettete sopra giusto un secondo, dovete subito girarlo altrimenti si bruciano. Ragazzi, lo sapete cosa sembra? Il sapore sembra di mangiare un plum cake della Mulino Bianco, quella dolcezza del plum cake, ecco. Buono. Sono entrambi ottimi, infatti ho fatto bene a prenderli, ma il mio preferito è vaniglia. Il mio preferito è vaniglia. Sabrina, qual è la tua media scuola? PS, ti adoro, grazie. Comunque raga, maturità finita, ma penso che c'è qualche domanda in cui vi parlerò anche un po' della maturità. Ieri ho fatto la maturità, oggi è 18 e troppo contenta. Adesso la mia media scuola è del 9,20, quindi speriamo in un bel voto finale. Poi, Sofia, ti sono uscite le pagelle, con quanto sei ammessa? 9,20. Valeria, Valerie, si scrive Valle, penso che ti chiami Valeria. Un bacione, o Valerie? Valerie, non lo so, comunque un bacione. Ciao Giulia, in bocca al lupo, un in bocca al lupo grandissimo per gli esami, grazie, già fatto. E cosa ti senti di dire da una ragazza che sicuramente starà affrontando, che starà per affrontare, o che vabbè, che ha già affrontato, già fatto, si è tolta il pensiero? Quello che voglio dare dire io, il mio consiglio, che come vi ho detto anche ieri, perché so che molte avrete anche l'esame di maturità a luglio, io mamma mia, meno male che sono stata prima e mi sono tolta il pensiero. Vi voglio dire di no, di stare tranquilla, perché la tranquillità è impossibile averla il giorno della maturità, ma voglio dare un consiglio, che quando state lì, state tranquille, cioè ormai è fatta, state lì, avete studiato e non buttate veramente nel cestino tutti i sacrifici dei 5 anni, tutto il sacrificio dei 5 anni di studio e tutto il sacrificio specialmente dell'ultimo anno in questo periodo. E specialmente il tempo che ci avete messo anche per studiare, quindi raga, non fatevi fregare dall'ansia. Io fortunatamente non sono, prima sono una persona ansiosa, però dipende. Per questo esame io non ho avuto l'ansia, tipo il cuore a mille, ho avuto più l'ansia per l'esame di quiz per la patente, ve lo giuro, che questo qui ho. Perché ormai avevo studiato, ormai ero pronta, infatti io il giorno prima mi scocciavo anche di ripetere. Vi ho detto tutto, perché proprio non ne potevo più, ero proprio nauseata di ripetere e sta ripetere. Quindi il mio consiglio più grande è andate lì e fatevi valere e spaccate tutto. Infatti, pensate che sono, io mi sono svegliata stamattina alle 7, sono Leo, 8:23. Perché alle 10 devo andare con la mia amica comunque ad accompagnarla, a stare vicino per l'esame. Quindi oggi assisterò, farò l'assistente. Ma questo burro è buonissimo. Enrica, un bacione. Che farai quest'estate? PS, sei molto convincente nel video di All Supplement. Grazie. No, raga, no, lo sto facendo un macello. La sincerità, sapete che per me viene prima di tutto. E cosa deciderò di fare quest'estate? Allora, adesso mi godo la mia pacchia, quindi mi godo la mia estate, tra virgolette, perché io già sto pensando di mandare curriculum in giro, quindi per dirvi che Giulia, vuoi che all'estate ti puoi riposare? No, raga, non ce la faccio. A me basta anche un ieri di riposo, basta. Quindi inizierò a cercare lavoro sicuramente quest'estate e poi ovviamente mi svagherò anch'io. La crema è buona.
Sofia, vorresti farti dei piercing o tatuaggi? Allora, i piercing non mi piacciono. Un tatuaggio sì, però più quei tatuaggi significativi, non invalenti. Mari, un bacione, c'è qualcosa alla quale non rinunceresti mai, sei fantastica, grazie. Gli affetti, quello. Penso che sia comunque una cosa molto importante, quindi l'affetto che dai è quello che ricevi. Ok, sì. Intendo la ragazza della. Mi ha fatto un consiglio, mi era scritto fatto che si intendeva la maturità, quindi ok. Non so il nome, ma ti mando un bacio anche a te. Qual è il peso più basso che hai raggiunto? Mi saluti, un bacio, ciao tesoro. Il peso più basso, 50 kg. 50 kg è stato il mio peso più basso. Leo, un bacione. Hai mai riscontrato malessere a stomaco o di digestione dopo le challenge di cibo cheat day? No, raga, mai. Perché comunque durante mi ho sempre camminato un botto, quindi ho sempre smaltito un botto, quindi no, non mi sono mai sentita tipo piena al punto di stare malissimo, no. Capito? Ma mi capita, cioè no, spesso, mi capita ogni tanto perché io ho alcuni problemi di stomaco, cioè adesso no, adesso sto bene, però da piccolina ho avuto brutte cose, cioè nel senso sono stata molto male con lo stomaco e quindi adesso sono anche un po' debole, però quando faccio le food challenge non mi capita questa cosa, però di solito mi capita pure tipo che ne so la domenica di un pranzo un po' più diverso, tu dici va, tu fai il food challenge, sì raga io sto male con lo stomaco, spesso anche una cosa che non la riesco a digerire bene, e raga tipo ho sempre mangiato, ci sono momenti che io non la riesco a digerire, però non me ne rendo conto, la mangio e poi raga sto malissimo e quindi mi capitano problemi di indigestione e a me quando mi capitano problemi di indigestione non c'è medicina che mi può alleviare il dolore, infatti mi devo mettere a terra accovacciata, devo fare un macello per farmelo passare. Checca. Cosa pensi dell'alimentazione vegana? Sinceramente, raga, non penso niente di particolare. Ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole, solo che per quanto riguarda me non si adatta al mio stile e quindi non potrei proprio riuscire a mangiare per tutta la vita vegano, quindi è una cosa che non farò mai. Assolutamente no. Però Giorgia, un bacione. Mozzarella senza lattosio con valore e calorie ottime, filanti quando la si riscalda ti adoro. Io di solito prendo sempre la mozzarella light, quindi proprio di quelli là senza lattosio, nello specifico non lo so perché non l'ho mai presa. È difficile trovare una mozzarella in commercio imbustata senza lattosio che fila. Però io ti posso dire che ovviamente sarà con lattosio sicuramente la mozzarella light, adesso non mi ricordo quella, io prendo quella lì dell'Eurospin. E quella fila abbastanza per essere comunque una mozzarella light confezionata. Ilaria, un bacione. Ma hanno fatto l'estrazione per decidere da che iniziare o no la maturità. Raga, non lo so. So che capita la lettera A, anche in altre scuole del mio vicinato, quindi non penso che abbiano fatto la estrazione, fortunatamente.
Felice, un bacione. No, non so se si chiami così o perché si chiama fitness. Vabbè, tu comunque un bacione anche a te. Ho notato che stai mangiando ma molto meno. È solo per lo stress o è influito il giudizio negativo ricevuto da alcune persone qui su Instagram? Assolutamente no, raga, non pensate mai che io mi faccio influenzare da questi bulli da tastiera, questi leoni e poi su tutto pecora. Anzi, no, le pecore sono signore. Quindi, assolutamente no, non mi sono mai fatta influenzare, mai mi farò influenzare. Sabrina, cosa pensi di Fitvia? Pensi siano prodotti così miracolosi? Assolutamente no. Ho fatto pure un video, te lo lascio giù, in cui parlavo della mia esperienza. Io ho provato Fitvia come Natural Mojo. Le proteine di Natural Mojo fanno pena. Schifo. Tipo, oh beh. Per quanto riguarda i prodotti Fitvia, non sono loro a fare il miracolo, perché sono, alla fine sono te, cioè ti aiutano a bere. Se tu ti fai ogni giorno pure due cose di tè, ovviamente berrai già 1 litro d'acqua in più. Cioè, se tu tipo sei una persona che non bevi molto e ti vai a bere una bella tazzona di quella che è solo qualcosa di 600 ml, e te ne fai due nella giornata, tu già arrivi quasi a 2 litri d'acqua. In più, vabbè, sicuramente berrai pure tu, quindi arrivi all'incirca 1,5 litri d'acqua. Quindi quello ti aiuta a drenare la quantità, ma non il prodotto in sé, che ci sono effetti miracolosi al suo interno. E molte persone l'acquistano pure questi prodotti. Io sono stata la prima, ve lo dico, ad acquistarli, ma no, per drenare, non lo so perché l'acquistai, li volevo provare. Sono molto buoni come te perché sono buoni, però sinceramente raga costano pure un bel po'. Quindi se le volete comprare perché per voi vi fa la pozione magica e quindi diventate Belen in un secondo, allora no, non avete capito niente. Se le volete comprare per sfizio, per provarli, allora posso dire ok, prendeteli perché sono buoni, ma sinceramente se lo prendete solo per questo, in un commercio oppure andate pure in erboristeria, almeno sapete quello che vi prendete. Sinceramente, io non li trovo prodotti miracolosi. Poi, un bacione anche a te. Che lavoro vorresti fare una volta finita la scuola? Qualsiasi lavoro, basta che sia un part-time. Perché comunque ho altre cose da fare oltre comunque al lavoro. Il lavoro è quella cosa che mi permette la stabilità economica. Quindi non voglio lavoro a tempo pieno perché comunque poi dovrò studiare. Quindi poi voglio anche portare avanti ciò che ho costruito fino ad ora. Non abbandono assolutamente niente. Quindi voglio fare quello, quello e quell'altro. Quindi mi serve per forza un part-time. Quindi mi accontento di tutto. Sempre lui. Farai più vlog della tua giornata una volta finita la maturità? Ovviamente sì, raga. Ritornerò anche con i video. Cioè, nel senso, non mi sono fermata proprio. Però mi sono presa giusto 2 giorni di pausa, che non volevo più, cioè no, di pausa, che sto dicendo, sto ancora dormendo. Mi sono presa giusto 2 giorni di pausa perché mi dovevo concentrare ancora di più e non riuscivo a registrare video. Quindi, ma da oggi in poi ritornano i video, ritornano i vlog, ritornano i video dalla spesa, ritornano le ricette, quotidiane, ritornerà di tutto. Quindi, raga, io questo panchecco lo mangio dopo. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Ci sono state poche le domande perché praticamente io quando ve l'ho fatto il fammi una domanda proprio ho detto che non avrei fatto il video, quindi sicuramente molti di voi avranno pensato vabbè non lo girerà neanche, quindi è inutile che scrivo, invece no. E quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!